San Marino e Irlanda del Nord, che comincia dunque in contemporaneità con le altre due squadre del gruppo 11, il gruppo dell'Italia. Comincia il match, lancio subito in profondità, pallone lungo, un po' troppo controllo così e così della difesa greca. Attenzione, c'è il calcio di rigore, subito errore piuttosto e tu da difensore centrale, sì. Ubaldo Nicco, 4 minuti sul cronometro e Italia può sbloccare il match. Va liberali, sinistro, la parata da parte di Beleris che intuisce, emozione per questo inter del PAOK di Salonicco, diciamo, ricordavamo 10 i giocatori che fanno parte di quella squadra, 5 in campo oggi, un po' l'ossatura di questa Grecia. Attenzione ancora con il destro, adesso altra conclusione, si distende bene Pessina, soffriamo un po' queste sortite centrali, credo fosse Mitu ad aver calciato con il destro, destro secco quasi improvviso, è stato molto bravo però Pessina centrale, anzi era Kostoulas. Palleggio Italia, verde per Gariani, testa alta il capitano dell'Italia, centrocampista dell'Atalanta, si allarga Colombo per delle soluzioni alternative, Coletta centralmente, Coletta cerca spazio per il sinistro, non riesce a calciare bene, poi prova invece sì a calciare Di Nunzio, però colpisce male il pallone. In questi primi 8 minuti la voglia di sbloccare il match da parte dell'Italia, qui vince un contrasto Kostoulas e arriva il calcio di rigore per la Grecia, incredibile Kostoulas, il fallo di Maffessori, adesso calcio di rigore, stessa emozione ma al contrario con altri gol della Grecia, vediamo se Pessina riuscirà a fare come è riuscita a fare Beleris al quarto, rigore Grecia, sbaglia il lato Pessina, era andato a destra, il pallone invece è andato alla sua sinistra e arriva il vantaggio. Intanto calcio di punizione, Mitu, palla nel mezzo, finisce bene, qui avevamo un po' mancato, no? Dicevo, stavo sul secondo palo, 19 greco Fraccos, Guaragna rimessa in zona d'attacco, Colombo per liberali, lotta tra numeri 10, poi il cross che arriva in mezzo, il sinistro al volo di Di Nunzio, alto di poco sopra la traversa, bellissima questa conclusione, anche coraggiosa del centrocampista Zubling a puntare l'uomo, e anche questa è una soluzione, in questo caso non ha funzionato, ma sicuramente ci può stare la giocata del singolo nel cercare gli spazi che si fa sempre più fatica a trovare. Colombo bene qui con la finta a liberarsi dell'attacco di Darvilas, poi centralmente il movimento di Coletta attaccato da Mitu, si libera bene di questa marcatura, poi larga per Kama, sguardo in mezzo c'è Majorana, intercetta il pallone Teokaris, ancora l'Italia va fino sul fondo, tiene bene il pallone in campo Majorana, anzi era Mosconi, brivido qui per la Grecia, Italia pericolosa, colpo di testa di Mokris ad allontanare, spazza Teokaris, ora siamo lì in... Mokris, Dunga, controllo così e così, liberali, entra bene questo pallone, Mosconi, Majorana, controllo, conclusione, ancora una volta ribattuta, Colombo, alimenta l'azione azzurra, Di Nunzio, liberali, il destro, la conclusione, interessante a giro ma che però finisce sul fondo, non ci dovrebbe essere deviazione anche se la chiedono gli azzurri. Manca sicuramente l'accuratezza con parato Angelos Katsoulis, il selezionatore greco, a dare indicazioni, direi che qui può ritenersi assolutamente soddisfatto. 54enne Katsiopoulos, anche lui è arrivato in estate come Massimiliano Favo, iniziare questo nuovo cammino con la 17, palla in profondità, si ferma bene, proprio giusto per Coletta, non è dentro, attenzione Mosconi, conclusione e poi una deviazione, attenzione ancora Italia avanti, liberali, questa era una buona occasione, Gariani, su di lui c'è Leftiaridis, buono il lavoro a cercare ancora l'affondo di Di Nunzio, liberali, palla al limite
controllo di Mosconi, prova a difendere il pallone Majorana, ma ci sono tantissime maglie bianche, complicato trovare lo spazio per calciare. Allora andiamo sulla corsia di destra da Coletta, bella la finta di Coletta, rientra sul sinistro, prova a calciare ancora una volta Murato, questa volta da Elefteriadis. Italia che però c'è e sta provando in tutti i modi a rimettersi in pista. Sì, trovare lo specchio della porta. Dinunzio dentro, libera in qualche modo la difesa greca, arriva alle spalle intanto e c'è l'inserimento di Dinunzio, viene fischiato un fallo. Vediamo un po' sul pallone, c'è Majorana, attaccante della Fiorentina. Grande concentrazione Stefano Majorana con il destro dallo stesso lato scelto dai liberali, questa volta però Benedis non ci arriva e l'Italia trova al quarto. Ha portato la sfida in equilibrio, equilibrio molto importante in questo momento. Italia torna seconda da sola alle spalle dopo della Grecia con 5 punti, 7 per i greci. Batulas intanto, anzi Mitu, cross fuori misura completamente, sto lancio in profondità a cercare Koulos, attenzione però Kostoulas, area di rigore, attenzione, altro grave qui, errore da parte di Masfessoli, perché Kostoulas fa un bel movimento da rivedere. Darbilas, va Kostoulas, Kostoulas contro Pessina, 45esimo. Vediamo se il portiere del Bologna intuisce. Kostoulas spiazza ancora una volta Pessina, si dispera il portiere del Bologna. Asiev può cominciare, contemporaneità assoluta con l'altra sfida, quella tra San Marino e Irlanda del Nord, che va sulla destra verso Papa Nikopoulos, le finte del 20 greco non bastano però, molto brava qui l'Italia a uscire fuori con Coletta per Mosconi. Intervento falloso, arriva il fischio infatti di Masiev. Lo rivediamo. Toccato un po' la palla e un po' il piede di Mosconi e Elefteriadis. E punizione già battuta dagli azzurri. Gariani. Coletta, che ha del pallone di Nunzio, lo diceva adesso. Largo a sinistra c'è Mosconi che ha un po' di spazio. Eccolo Mosconi, il controllo, il sinistro. La deviazione da parte di Suraniaku, calcio d'angolo Italia, il primo di questo secondo tempo. Ci muoviamo bene. Italia in zona d'attacco, non potrebbe essere altrimenti. Siamo sotto nel punteggio, lo vedete. 2-1. Era di rigore intanto, grande il numero di liberali, il destro! A giro, anzi, deviato, la palla poi arriva lì nel cuore dell'area, non riusciamo a trovare il tappin vincente. Altra buona chance per gli azzurri, colpo di testa ancora di liberali che finisce giù a terra, questa volta Masiev allarga le braccia come a dire non c'è nulla, è rimasto a terra Inter 17 azzurro, poi la conclusione poi quasi involontaria, la chiusura di Suraniaku che poi segue il pallone, qui si addormenta invece Mokris, prova a approfittare all'Italia. Liberali, Dinunzio, Colombo, facciamo girare il pallone il più velocemente possibile. Pallone dentro di Mosconi per Majorana, scivolata! Chiude tutto Beleris, Italia però pericolosa, si dispera Coletta. Eccolo la parte. Intervento dello staff medico, si deve uscire e poi rientrare dal campo. Antonio Tsitsinas, anche lui è un altro elemento del PAP, dei 10 presenti nella rosa greca under 17. Mosconi, va via Mosconi, area di rigore, conclusione, con il sinistro larga. Bravo, bravo nel puntare l'avversario e entrare sì, insomma, ricordiamo che per un ragazzo di 16 anni la tenuta, no, di una partita di 90 minuti può variare, è chiaro che ogni... No, però mi è piaciuto molto il suo spirito, eh? E anche la sua qualità. Spazzato via il pallone Mokris, il colpo di testa di Verde, recupera però il pallone la Grecia con Kostoulas, conclusione debole, centrale, facile per Pessina recuperare il pallone e fare partire l'Italia. Dinunzio adesso cerca di ripartire la Grecia, apertura fuori misura per Tsitsinas, ringrazia il compagno ma il fatto ha completamente calibrato male. Adesso Favo si fa sentire come...
loro si piazzano subito, immediatamente. Forse Favo diceva prima nella manovra di essere più veloci e rapidi, anche perché la Grecia quando parte non è che porta tantissimi uomini nella zona offensiva, ne partecipano due. Attenzione intanto questo pallone che arriva dalle parti di Camarda, interessante questo, con l'aiuto della grafica riusciamo a capire, l'energia staccata un po' troppo presto, palla dentro qui di testa Mosconi, era troppo in anticipo, non è riuscito a girarlo questo pallone. Tutto per Masiev, punizione per l'Italia, vediamo un po' cosa inventa Liberali, palla dentro ancora Motris a liberare, impressionante quanti palloni ha preso questo ragazzo di testa, sempre puntuale, sempre al punto giusto. Verde, insiste l'Italia, Verde con il tacco addirittura per Mosconi, una bella morbida al centro, Liberali, controllo, poteva forse calciare ma non era facile da lì, poi al volo di Nunzio e palla sul fondo. Ci stiamo provando, c'è anche poco.